sappiamo che è una provincia che sta soffrendo maledettamente, ha bisogno della giusta rappresentanza e sono convinto che ci siano tutte le condizioni per poter raggiungere questo obiettivo. Certo, questa sera vado a casa sicuramente più tranquillo, c'è stato il partito compatto a sostenermi, c'è soprattutto la gente compatta a sostenermi, io devo continuare a fare quello che ho sempre fatto, cercare di servirli per far sì che questa terra possa avere un futuro migliore, ce la metterò tutta, penso che ce la faremo, però dobbiamo aspettare il 6 novembre perché sapete bene come in politica, come nella vita, l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Ha detto che non ci sono alternative comunque, né il Movimento 5 Stelle né il Partito Democratico. Ma sì, ma è la storia politica degli ultimi anni che lo dice, che ha fallito il governo di centrosinistra con Crocetta è un fatto oggettivo, basta analizzare tutti gli indicatori economici e quindi ci rendiamo conto che l'Italia e la Sicilia, scusate, ha fatto dei passi indietro. Per quanto poi riguarda i 5 Stelle, guardate, capisco che è un momento anche importante quello dei 5 Stelle, perché? Perché è stato un momento in cui ha catalizzato la protesta, ma non serve al nostro paese, la nostra Sicilia, solo la protesta, serve individuare quello che non funziona, questo malessere, ma attivare una serie di politiche socio-economiche che consentano al territorio di poter fare il salto di qualità. L'Assemblea regionale è un Parlamento dove addirittura con lo Statuto autonomo potremmo legiferare anche con delle specificità, è davvero un peccato non riuscire a raggiungere questi obiettivi, perché tra l'altro io penso che viviamo in una terra che dire meravigliosa è poca cosa, ci sono tutte le potenzialità, allora serve riflettere bene. Penso che bisogna premiare questo progetto che ha in Nello Musumeci, il proprio rappresentante, che parlo, penso che Nello sia davvero una persona capace, per bene, che abbia cuore e passione. Quindi tutto questo, voglio dire, ecco, progetto politico camminerà su gambe importanti. Se riusciamo a Trapani a portare anche la mia persona, insieme a Forza Italia, posso assicurare tranquillamente che lavoreremo per lasciare sicuramente una società migliore di quella che abbiamo trovato. Quali progetti da portare all'ARS? Ma i progetti, guarda, sono sempre gli stessi, nel senso che bisogna individuare i veri polmoni della nostra terra, che noi sappiamo quali sono, e fare in modo che tutta l'attività legislativa e governativa sia per rilanciare questi settori, per fare in modo che questi possano diventare attività economica, produzione di ricchezza e vero posto di lavoro. Guardate, è terribile che in Sicilia il giovane è costretto, dopo aver studiato, a lasciare la propria terra, non perché è una scelta, perché preferisce vivere in Svizzera piuttosto che a Londra, ma perché è costretta dalle condizioni economiche. Allora l'impegno di Forza Italia, perché noi vinceremo le regionali per cercare di vincere anche le politiche e quindi tutti insieme disegnare quel percorso liberale per fare dell'Italia, della Sicilia, una terra in cui si possa nascere, crescere e a Dio piacendo anche morire. Senatore D'Alì accanto a Toni Scilla per questa corsa elettorale alle regionali, come procede questa campagna elettorale, come reagisce la gente? Ma noi stiamo riscontrando un grande consenso attorno a Forza Italia e attorno ai nostri candidati e quindi stiamo naturalmente preoccupati di far sempre di meglio. Però abbiamo la consapevolezza di arrivare in fondo positivamente, vinceremo le elezioni con Musumeci presidente, i nostri candidati saranno tra quelli che andranno all'Assemblea regionale. Cosa serve oggi alla Sicilia dopo questa uscita, dopo questa insomma dopo Crocetta? Si deve ricostruire tutto, non c'è più una regione che funzioni in nessun comparto, una burocrazia assolutamente fuori da qualsiasi capacità di dare risposte ai cittadini, una politica che deve riprendere anche molte leggi che sono state fatte male da quest'ultima assemblea regionale e soprattutto andare incontro alle vere esigenze dei cittadini siciliani, un territorio che ha bisogno di essere riqualificato anche dal punto di vista edilizio, che ha bisogno anche di essere rilanciato dal punto di vista delle sue attività produttive. La nostra economia è sempre stata un'economia basata sull'intelligenza, intelligenza nello sfruttamento dei giacimenti agricoli, ittici, anche turistici e anche energetici. E su questi quattro pilastri che dobbiamo ricostruire l'economia siciliana. Anni facciamo insieme politica per cercare di servire questo territorio, perché l'unico modo che noi conosciamo di fare politica è quello di cercare di servire la nostra gente e fare la politica proprio per la nostra comunità. Voglio ringraziare il partito, quello anche istituzionale, c'era il vice coordinatore regionale, il senatore Scoma, che ci ha lasciato perché comprendete il momento particolare, l'importanza della competizione del 5 novembre. Ma lasciatemi ringraziare di vero cuore
un progetto politico serio, credibile, con una lista seria, credibile, capace, lo dobbiamo soltanto al senatore D'Alì, che ha messo al centro della scelta la difesa del territorio. E voglio soffermarmi soltanto due minuti, perché è giusto che si sappia quello che è successo in questi ultimi 20 giorni di pre-campagna elettorale con la definizione della nostra lista. Perché io qui sto parlando ai miei amici di Marsala, sto parlando alle persone che insieme a me devono vincere questa battaglia elettorale che non possiamo assolutamente perdere e non dobbiamo assolutamente perdere. Noi qualche mese fa, Peppe Poma è stato anche uno dei fautori, lo voglio anche pubblicamente ringraziare, vorrei che la Padella lo ringraziasse perché lavora sotto banco e lavora molto per questo territorio, avevamo chiuso la lista con una logica politica amministrativa perfetta, avevamo tre candidati di assoluto spessore, la mia modesta persona, l'onorevole Pellegrino e l'amico Peppe Goiana, consigliere comunale a Trapani. Avevamo scelto tre personalità che potevano rappresentare la nostra provincia, anche con un, voglio dire, un riferimento territoriale. C'era Peppe che viene da Trapani, io che rappresento la parte quindi di Mazara, la parte bassa della provincia, e l'onorevole Pellegrino che rappresentava la parte della vostra città, la città di Marsala. Si verifica che cosa? Che poiché è importante, fondamentale e strategico mandare a casa questo governo guidato da Crocetta, che è il peggiore governo che la Sicilia possa ricordarsi, e quindi va mandato a casa, e serve tutto pur di mandarlo a casa. Allora si è lavorato per fare modo di rafforzare una coalizione e si è fatto un accordo regionale che ha fatto sì che alcuni parlamentari, i quali risponderanno loro al loro elettorato, hanno lasciato il centro-sinistra per ricollocarsi nel centrodestra. È un accordo regionale, un accordo che ha portato, ripeto, 5 parlamentari regionali e 2 senatori della Repubblica, di fatto la maggior parte erano già nel centrodestra, che ritornano nella loro casa. A quel punto uno di questi parlamentari, che è l'onorevole Losciuto, si trova in questo ragionamento e ce lo troviamo come problema. Da parte del nostro partito, della Federazione di Trapani, non c'è stato mai un momento nel quale la nostra linea non è stata unitaria, ferma, decisa, logica, con tutti i crismi della correttezza politica. Noi dicevamo a scanso di equivoci, non che doveva uscire uno o chi doveva uscire, la posizione politica nostra era quella che il soggetto in questione, l'onorevole Losciuto, senza nessun riferimento personale, tutte le cose scritte, dette, tutte infondate, soltanto per un'opportunità politica, non poteva allocarsi nella nostra lista. L'accordo regionale è passato e noi, come Federazione di Trapani, ecco perché il ringraziamento a Tonino, alla fine, nella contrapposizione dialettica normale in un partito forte che rappresenterà la maggioranza relativa nella coalizione che vincerà le elezioni con Nello Musumeci presidente, è riuscito ad ottenere tra gli assessorati che spettano al nostro partito, quindi un assessorato nostro, l'assessorato per la provincia di Trapani. Ed erano anni, dagli anni del compianto Nino Croce, che Trapani non aveva un assessore che fosse il riferimento di Forza Italia. Noi l'abbiamo avuto, insieme abbiamo deciso che a rappresentarci doveva essere Peppe Goiana, e quindi siamo alla fine, diciamo così, in un'ottica di costruzione del partito, abbiamo tra virgolette subito questa scelta, ma abbiamo rafforzato il partito, perché oggi ci presentiamo per quanto riguarda il prossimo governo con un assessore nostro che rappresenterà la provincia di Trapani insieme al governo regionale. E questa non è una cosa di poco conto, perché questa è una cosa da cui partire. A questo punto dico ora ai miei amici, a Forza Italia, a tutti quelli che dobbiamo lavorare con la testa, ma la politica non si fa soltanto con la testa, la politica è una cosa seria, la politica non è una cosa di cui vergognarci, la politica è passione, è servire, è lottare per la tua gente. Allora noi dobbiamo dare il primo segnale, dimostrando che le scelte anche corrette sotto il punto di vista politico, diciamo tecnico della politica, gli elettori devono poi dare la giusta risposta premiando l'appartenenza, la storia, la fedeltà a un partito. Ecco perché questa competizione elettorale la dobbiamo vincere noi e non la può vincere Losciuto, che in Forza Italia non c'entra nulla, non rappresenta nulla e non può cercare nella nostra storia. Allora questo noi lo possiamo fare.
sopra di tutti gli accordi politici, perché era corretto che il nostro coordinatore regionale, l'onorevole Miccichè, facesse quell'accordo, perché avete letto i sondaggi di stamani, noi siamo in vantaggio, secondo me siamo ancora più in vantaggio, ma i sondaggi danno il 33 qualche cosa e questo 5 Stelle al 31, quindi parliamo di 2 punti percentuali, e quindi comunque se 35 33 sempre 2 punti percentuali sono. Allora mi raccomando, facciamo in modo che in Forza Italia dobbiamo vincere noi, deve vincere la nostra bandiera e la nostra storia. Chi fino a ieri era in assemblea regionale siciliana a votare insieme a Crocetta, chi mentre Nello Musumeci proponeva la mozione di sfiducia e chi invece sosteneva il governo Crocetta, deve essere sconfitta alle urne, e quindi noi dobbiamo diventare tutti noi candidati. Deve uscire un risultato elettorale che ci deve consentire di andare in assemblea regionale siciliana primo, perché la realtà in politica, la coerenza in politica, i valori in politica devono essere la bussola per cercare di costruire una società migliore. E a volte noi non ci rendiamo conto dell'importanza che ha il voto, perché sembra che sia una cosa, vada a votare. Vada a votare che cosa? Se non guardate prima i personaggi, le storie e quello che è stato fatto nella loro azione quotidiana e politica. Perché non abbiamo poi il diritto a lamentarci se sbagliamo il voto. E allora come si fa a votare in Forza Italia chi non è di Forza Italia? Come si fa a scegliere chi oggi si trova qui per un ragionamento che è anche legittimo sul piano politico, ma noi sul piano etico non dobbiamo accettare? Allora chiedo a voi, ognuno di voi, di fare in modo che noi stravinciamo questa elezione regionale. Tutti voi dovete andare alle urne, segnare Forza Italia, ma segnare il mio nome, perché è il vostro nome.